allora che praticamente li chiamo popoli del mare, perché gli egizi non li chiamano popoli del mare, ma c'è un motivo, che io ho grosse contestazioni su questo. Dice, tu non puoi parlare di popoli del mare perché gli antichi non avevano questa espressione. Sì, però gli egizi chiamavano i Shardana, che sono uno dei popoli componenti di questa coalizione che vedremo, sono 11 o 12, ma li conosciamo. Chiamavano i Shardana, Sardan, vedete, Sardana o Sharden o Sherdano, dipende da come lo vuoi pronunciare. Vuol dire Shardana del mare. Allora, siccome gli egiziani consideravano i Shardana i capi della coalizione, vedremo a che punto, probabilmente il nome dei Shardana, l'appellativo dei Shardana del mare, ha dato nome a tutta la coalizione. Loro li chiamavano barbari d'Occidente, signori delle isole. Questo è importante perché? Perché anche studiosi che si stanno avvicinando alla questione nostra di Shardana uguale Sardi, posso fare un nome, Pittau, che recentemente è uscito con un libro sulle statue di Montibrama, lui dice che venivano da Sardi, dall'Anatolia. Non è possibile questo, mi dispiace per l'amico Pittau, però Sardi è stata costruita proprio da loro nell'anno 1000. Beh, noi abbiamo trovato tracce dei Shardana già dal 1450 in Egitto come guardia reale del faraone di Amenofis III e degli altri faraoni, quindi non potevano venire dall'Anatolia per quel motivo, ma soprattutto perché gli egizi dicevano barbari d'Occidente. L'Anatolia, se avete un po' presente la scena del Mediterraneo, cioè l'Anatolia è la Turchia attuale, l'Anatolia sta a est e soprattutto non è un'isola. Sardi oltretutto si trova a 150 km all'interno della Turchia, dell'Anatolia, quindi non sono nelle isole. Venuti dalle isole del Gran Cerchio d'Acqua, è il nome che loro davano al Mediterraneo occidentale, più chiaro di quello. Vediamo che non siano sardi, sono baleari. Cioè, che differenza fa? Ma vedremo che c'erano anche nelle Baleari, sempre in Shardana, oltre che in Sardegna, ma soprattutto in Sardegna. Questo l'ho aggiunto io perché usavano anche questa espressione curiosa, ma non prendetelo per certo, perché ho identificato, ho fatto una conferenza a Orosè, c'erano i baschi, rocce bianche, rosse e nere. Uno che veniva dall'Egitto, partiva dalla Sardegna per andare in Egitto, chiaramente doveva salpare dalle coste orientali della Sardegna. Avete presente quei graniti del Golfo di Orosei? Rossi, bianchi e neri. Però ripeto, è solo un azzardo, dove non abbiamo prove, diciamo che è un'ipotesi e basta. Il re dei paesi stranieri. Questo per puntualizzare un altro fatto. Qualcun altro dice, vabbè, sono signori delle isole, ma le isole dell'Egeo, cioè Creta, Cipro, eccetera. Il fatto è che loro li chiamavano i signori dei paesi stranieri o dei paesi sconosciuti. Non è possibile perché l'Egitto commerciava con Creta e Cipro da millenni, quindi non erano sconosciuti. E poi le isole dell'Egeo stanno più a settentrione che a ovest. Non c'è scampo, è il Mediterraneo occidentale. Le isole, ivi compresa anche la Sicilia, parte dell'Italia, vedremo chi abitava parte dell'Italia, anche questa zona. E poi abbiamo aggiunto quest'altro, venuti dal nono arco, gli egizi misuravano il mondo con una sorta di paralleli, li chiamavano archi. Uno di questi passava, tra parentesi, dal monte Ararat all'oracolo di Dodona dei popoli del mare e a Taros, il 39esimo parallelo, 39,14. Perché ho messo il nono arco? Perché corrisponde al 52esimo, 56esimo parallelo, almeno da alcuni calcoli. Vedremo che alcuni popoli del mare, quando escono dalla Mesopotamia, andranno nel Baltico. Tant'è che gli irlandesi, sono quelli che hanno tenuto di più le fattezze dei popoli del mare, capelli biondi, fulvo o rosso, se vogliamo, ma ce ne tanti anche in Sardegna, in Italia e in tutta Europa. Ogni tanto ritorno. La latitudine ha fatto un po' cambiare. Gli irlandesi, dicevo, i loro antenati li chiamano Tuatha De Dana, che il significato è per sapoco quello di Shardana. Comunque, se Shardana vuol dire principi o capi di Dan, Tuatha De Dana vuol dire agente di Dan. Ivi compresa anche l'altro discorso della Danimarca, che è traccia di Danmark. Quindi tutto il Baltico, e vedremo con quali prove archeologiche, riguarda. Ecco, questo è un po' lo scenario di quello che descrivo nei testi egizi dell'invasione del 1200.
Per chi non ha pratica con questo periodo storico, tenete presente che i popoli del mare distruggono l'impero cosiddetto Miceneo, che era l'impero degli Achei, quelli di Omero, distruggono Troia numero 7, quella che è raccontata da Omero, lì è vissuta 10 anni, e queste sono saghe di altri popoli, viene distrutta dai popoli del mare nel 1200, ma distruggono Gerico, distruggono Ugarit, distruggono tutte le città del Libano, quelle che poi rinascono con loro, Tiro, Sidone, quelli che poi da cui usciranno i cosiddetti Fenici. Ma soprattutto cancellano dalla storia il più forte impero militaresco allora, che minacciava anche l'Egitto, l'impero degli Ittiti. Questi vengono rintracciati il secolo scorso, sono spariti dalla storia, non si sapeva niente di Ittiti. Questo popolo incredibile, che usava già anche il ferro, che l'avevano in forma naturale, forse meteorite, quindi superiori militarmente a tutti gli altri popoli, vengono cancellati dalla geografia e dalla storia dai popoli del mare. In Baldanziti, vedete, queste praticamente arrivano da ovest, puntano dopo la Grecia, qui c'era la cosiddetta Troia, che poi è Ilio, l'impero Ittita è qui, questa è la Turchia attuale, distruggono le città della Palestina e puntano verso l'Egitto. In Egitto regnava Ramesse III in quel periodo. Lui si vanterà di averli fermati, di aver sconfitto per la prima volta il terribile Shardana. Non è vero, perché poi dice anche che gli ha dato delle città, eccetera. Quindi c'è stato un accordo, perché fra Shardana e invasori e Shardana della Guardia Reale c'è stato un trattato, come si usa, dopo una prima scaramuccia, diciamo, a noi servono queste cose, dice, ma voi siete pazzi, noi siamo l'Egitto, sì, ma guarda che abbiamo appena cancellato l'impero miceneo e i vostri più pericolosi nemici, gli Ittiti, ah vabbè, scusa, mettiamoci d'accordo, li dà le città e li mette a presiedere il delta orientale, questa zona chiamata Gesen, che noi conosciamo dalla Bibbia per il fatto che ci risiedevano quelli, gli attuali ebrei, diciamo, no? Che stavano qui, che costruivano la città per la Messe, in questa zona. E loro presiedevano questa zona dagli assalti dei siriani, dei siri, ogni tanto ci trovavano. L'intera sacerdote del dio Sin, del dio Luna, padre di Abramo chiaramente, è comunque capo della città di Ur. Questa gente, una marea di gente, uscirà dalla Mesopotamia, non solo da Ur, ma anche dalle altre città, e andrà ad Arran, sempre nell'Anatolia. Lì Terà muore e il gruppo si disperde. Si dividono, un gruppo che è quello che ci riguarda di più, che andrà verso il Mediterraneo, armeranno una flotta probabilmente con i cedri del Libano, e vedete che popolano il Mediterraneo, perché qui abbiamo i Peleset che vanno a Creta e poi ritorneranno qui, gli attuali palestinesi. Gli Akawasa sono gli Akayasa di Omero, quelli che Omero dice che hanno distrutto Troia, abitavano la Grecia. I Libu sono i libici, spesso annoverati dagli egiziani insieme ai Shardani che attaccano l'Egitto in pari. Tant'è che gli storici ufficiali cosa dicono? Che Sardo, che è il capostipite dei Sardi, venne dalla Libia, figlio di Eracle, ma venne dalla Libia perché c'era questa alleanza con loro, probabilmente li videro venire da lì. I greci non è che fossero molto esperti di storia, nascono ieri sera invece. Non gli Achei, gli Achei sono un'altra cosa. Poi abbiamo i Shakalasa, sono praticamente i Sicoli Ossicani, quelli che abitavano l'Italia, diciamo, dagli Etruschi in giù, fino a Sicilia appunto, Sicoli, Puglia, eccetera. I Turcia, che Erodoto dice che arrivarono anche loro in quel periodo, però si trovarono male e tornarono in Lidia. In Lidia erano governati dagli Eraclidi. Sorpresa, gli Eraclidi, vedremo chi sono. Quando però torneranno dalla Lidia, andranno ad abitare la Toscana, gli scrittori romani dicono che regge soliti sunt esse etruscol, cioè sono soliti essere re degli Etruschi, qui Sardi appellando, quelli che si chiamano Sardi. È interessante perché gli Eraclidi quelli erano, anche in Lidia, quindi nominavano il re. E perché? Poi vediamo perché. Poi abbiamo i Vasascia, d'accordo con uno scrittore corso che ha fatto alcune opere sui popoli del mare, ci siamo incontrati diverse volte, José Stramboli, e avevo qualche dubbio su Vasascia perché pensavo che fossero gli abitanti di Vilusha, la Troia di Omero, diciamo, no? Mentre invece, siccome gli egizi chiamano anche i Vasascia, ne piano, perché loro chiamano del mare solo Shardana e Vasascia, abbiamo identificati con gli abitanti della Corsica, quindi i Corsi appunto del nord, perché a sud della Corsica, e oggi ci sono ancora le tracce, ivi comprese statue di Shardana, governavano di Shardana.
o una tribù della Gallura chiamati Corsi. I Sardana li troveremo però anche in questo pezzo della penisola iberica. Molto molto importante questo. Questo per quanto riguarda l'Europa, diciamo, del Mediterraneo. Ma un altro gruppo punterà verso il Mar Nero, alla foce del Dnieper, che loro chiamavano Boristene, per intenderci lo stesso nome di un fiume di Borore. Il Dnieper è navigabile. Intanto che c'è la città di Olbia qui alla foce, c'erano tre Olbia nell'antichità, una era qui, loro risalgono il Dnieper, qui ci sono 200 km di strada bianca, diceva quello, di non navigabile, e poi c'è il Divina che è di nuovo navigabile. Usciranno nel Golfo di Riga e si inseriranno le barche. So cosa avete pensato. Dice, ma se ci sono 200 km da fare per terra, cosa faceva? Sfasciavano le navi e poi le costruivano di nuovo. No, tanto è una strada che hanno una via fluviale che i vichinghi ripercorsero quando piombarono su Costantinopoli. I vichinghi hanno ripercorso tutte le vie fluviali dei popoli del mare, ivi compreso anche il Don dall'altra parte, tutte le vie navigabili. Però guardate cosa è successo. Facciamo andare avanti le navicelle. Un'equipa americana ha ricostruito questo tragitto, ha ricostruito navi tipo Sardana, ma soprattutto tipo vichinghi, ma sono uguali, comunque lo vedremo. Vedete come le trasportavano. E la gente è forzuta, ma sappiamo che già i nostri padri, Numo e Drigo, sulle spalle, anche se non erano molto alti, cioè la gente di te epoche, diciamo anche di vostro recenti, erano molto, molto robuste. Vedete le strade fluviali dei vichinghi? Pensate che quando hanno assalito Parigi sono arrivati navigando tranquilli lungo la Senna. E questi... Le vie del mare dei vichinghi ricalcano esattamente, e non tutte perché poi anche il Reno eccetera, oltre che il Danubio, erano percorse dalle navi che portavano l'Ambra dal Baltico. Non c'era questo scambio continuo, arrivava fino in Grecia, passavano nella Padania, una delle vie più conosciute dell'Ambra, attraversava le Alpi, qui ci sono diversi passi, io sono stato in Svizzera, ne ho visto uno molto interessante, ci sono castelli medievali. Attraversavano le Alpi, non un solo passo, ma diversi, e poi qui lungo probabilmente quel fiume che si chiama Eridan, no, tutti i fiumi d'Europa hanno questa componente Dan, stranamente. E il Po si chiamava Eridan, Padania, probabile, chissà. Però, ripeto, attraversavano questi fiumi per poi scendere l'Adriatico e portare l'Ambra in Grecia, questo lo descrivono i greci, era anche la via degli Iperborei. Qui abbiamo un amico forubista che ha preso questo nome, Iperboreo, e mi fa piacere perché sull'Iperborei c'è tutta una storia che si collega con gli abitanti dei popoli del mare del Baltico. Un amico che forse è presente in sala, adesso non mi ricordo chi di voi me l'ha detto, a Verona, me l'hai detto tu, a Verona pare che ci sia un'altra ziggurat, la stanno studiando, questo è molto importante. Però intanto in Sardegna c'è la ziggurat, questa è la ziggurat di Ur, quella dove il padre di Abramo officiava al Dio Sin, al Dio Luna, ed è famosissima perché la Bibbia ne parla, ed è probabilmente quella che la Bibbia descrive come Torre di Babele, perché la faccenda della confusione delle lingue, che cos'è? È la diaspora, cioè tutti questi popoli che vivevano lì con un'unica lingua, il Sumero, o se vogliamo il Sumero accadico in quel periodo, si disperdono per il mondo e cambieranno l'idioma, cambieranno le lingue, e dalla Torre di Babele, quella che non era una torre circolare alta fino al cielo, ma era una ziggurat imponente finché vogliamo, ma una ziggurat, una sorta di piramide. Forse da questo presero le piramidi, perché Mario Pinker, che qualcuno di voi probabilmente conosce, archeologo, ingegnere, eccetera, eccetera, che ha trovato l'Oged dentro la piramide di Cheope. Lui ipotizza che l'Oged forse nella ziggurat di Ur, poi trasportata dagli Urim, gli Urim sono quelli usciti da Ur, cioè il popolo del mare, in Egitto, e messa sulla piramide di Saqqara, lì. Poi in un periodo non precisato e non so per quale motivo è stato preso e nascosto nella piramide. E nella piramide c'è l'oggetto, è visibile. Lui me ne parlava tanti anni fa, adesso ho pubblicato il libro. E questi grifoni? Sì, questi sono mesopotamici, sono di Nimrod, ma sono identici, fotocopiati da questi. Solo che questi si trovano a Tarros, in Sardegna. E qui comincia la... Vediamo un po' lo scenario di questi popoli, perché dice, ma ci sono tracce in Europa? Certo che sì.
Questa è una rappresentazione in uno dei tanti templi egizi che rappresenta l'invasione del 1002 dei Shardana. Vedete che i Shardana sono inconfondibilmente riconoscibili dall'elmo con le corna. Ce n'è dall'una e dall'altra parte, perché alcuni difendevano per conto del faraone, erano accordati col faraone, il sardo si accordava per un anno e in quel periodo era fedele, faceva il suo dovere, poi l'anno dopo poteva passare dall'altra parte, cosa che facevano, e gli altri invasori. Il professore, anzi direi ingegnere, fisico nucleare del Gran Sasso, che è probabile che sia già in sala, ma ha detto che l'ha ricostruita con materiali dell'epoca. Ha dovuto usare la selce al posto dell'ossidiana, che non l'aveva. Gli ho portato un pezzo di ossidiana, grazie a Dio da noi ce n'è. E quindi ci farà vedere, spero, la ricostruzione della bussola. Poi dopo vediamo. Vediamo se c'è. Allora, stavamo dicendo, queste sono navi Shardana e navi egizie, vedete la nave Shardana sempre slanciata con doppia prua, questa invece è una nave ricostruita presa da quelle fenice, anche questa. Queste sono quelle dei vichini. Un'altra cosa interessante, ne parlavo prima con alcuni amici, è la faccenda delle Launeddas, cioè del riciclo del fiato, oggi siano in grado solo sardi e australiani, loro suodano i digeridu, quella canna lunga, e usano lo stesso sistema del riciclo del fiato, sono una cosa faticosissima. Però vedete quante, queste sono tutte illustrazioni medievali, sono tutte Launeddas, in tutta Europa. Questo è un bronzetto sardo con le Launeddas, gli Etruschi ridussero a due, che sono sardi, e invece in Egitto addirittura abbiamo trovato questa, risalente a 3000 a.C., lo chiamano Argul, a un suono delle Launeddas, bellissimo. Chi è che non conosce si stumpa, da piccole Questa è un'altra curiosità, l'abbiamo accennata prima. Questa è la donna dei serpenti di Creta. Perché l'ho messa? Perché se noi togliamo la camicia e una donna di Cavras mi ha detto, guardi che noi, fino ai primi del Novecento qui, la camicia non l'avevamo, la Chiesa ci ha fatto mettere un mucadore, cioè un fazzoletto, e non ce l'hanno ancora con la spilla da paglia. Però mi dicono, Dante parla delle donne di Barbagia che vanno in giro impudiche col seno di fuori. Quindi, cioè lo dice Dante, quindi. Però abbiamo anche un bronzetto, anche se questa ha una stola messa, una bandana messa di qua, ha il seno di fuori, col corpetto. Ed è una cosa bellissima perché abbiamo anche notato che anticamente, probabilmente in grembiule, era tondo. Ce l'hanno solo ad Arizzo e a Gadoni. Che molti geogesi è stoccato, perché loro dicono che l'hanno copiato dagli altri, eccetera. Però pare che anticamente fosse così. Una curiosità anche questa. Ma perché l'ho portato questo? Perché la storia, ecco, un lato della storia che noi conosciamo diversamente. Creta viene conquistata da Teseo che uccide il Minotauro, quindi dai Micenei. Non è vero, tanto i Micenei non esistevano, erano gli Akawasa. Micene era una città degli Akawasa, degli Achei. Ma Plutarco
E Simone del Liceo racconta, Plutarco dice, gli Eraclidi, chiama Eraclidi, conquistarono Lemno e Imbro, l'isola dell'Egeo, passarono ad Atene, rapirono le donne dei Teniesi, andarono a Creta e si governarono da se stessi. Ma Simone del Liceo aggiunge, i primi sardi, parla proprio di sardi, sbarcati a Creta, furono catturati e portati a morire fra le braccia arroventate del gigante di bronzo Talo. E si dice, Simone Liceo lo racconta, i sardi andarono incontro alla morte ridendo, da cui il riso sardonico, una delle tante derivazioni. Quindi gli Eraclidi, figli di Eracle e delle 50 figlie di Teschio portati in Sardegna da Iolao, quindi i Sardana, gli abitanti della Sardegna, i sardi, come dice Simone Liceo, conquistarono Creta nel 1450. Ecco il perché. E veniamo alla Sardegna. Diceva a Claudia prima, diceva, ma i fenici cancellali, non esistono. Come non esistono i micenei, come non esistono i pelle rossa, come non esistono... Cioè gli europei chi sono? Sono gli italiani, sono gli spagnoli. Queste città che la storia ci racconta essere stati degli approdi, pensate, io alle volte devo dirla qualche parola un po' pesante, alla baggianata, degli approdi che i fenici avrebbero fatto in Sardegna per sbarcare in Spagna, venendo dal Libano. Ma non gli bastava Carales o Nora, o metti soldi, finiscila lì. E quelle non sono approdi, sono città, sono fra le più grandi città del Mediterraneo del secondo millennio, perché sono del secondo millennio, non del 900 avanti Cristo o dell'800, sono del secondo millennio, perché a Tarros, a Nora e altre città, io ero a Bosa per una conferenza all'Uni3, sabato, e ho visto le prove concrete, queste città sono tutte inabissate. Nel 2002 il mio libro uscì con la scoperta del porto sommerso di Tarros a cura del CNR, il più grande organo di ricerca italiano. Gli archeologi, soprattutto quelli oristanesi, mi risero in faccia. Sei pazzo. A settembre dell'anno scorso l'onorevole Momo Zucca, archeologo, abbiamo scoperto il porto di Tarros. Perché? Mi serviva perché stanno chiudendo la facoltà di archeologia subacquea, quindi dovevano far vedere che hanno scoperto qualcosa. Ma quando l'ho messo io, e il libro è documentato nel 2002, ci sono pazzi, non è vero, non sono le città sarde, non sono sott'acqua, dice Bernardini. Vabbè. Sono sott'acqua, io l'ho vista. Perché sono sott'acqua? E perché le citiamo questa cosa? Perché questa cosa è stata trovata forse per la prima volta, scritta per la prima volta da Cartarraspi negli anni 70, credo, il famoso Cartarraspi che scrisse per primo un po' di Sciarlana. È un fenomeno geologico, è stato studiato in tutte le coste del Mediterraneo, c'è un sollevamento di 2,5 metri del Mediterraneo nel 1200, che ha sommerso le città della costa di tutto il Mediterraneo. In quel periodo però c'erano loro, i popoli del mare. Ecco il perché dell'invasione dell'Oriente, perché si precipitano queste migliaia? Si parla di 1200 navi, ma navi che contenevano anche 80 persone, ma stivate, perché come gli emigrati oggi che arrivano, stivate di uomini, donne e bambini sono rappresentati a Medina Tabu. Quindi tutte le famiglie, non guerrieri soltanto, sono in fuga da cosa? In fuga da una terra invivibile. Alcuni certo fuggiranno all'interno, ma loro erano marinari. Vedete che abitavano a Nora, Caras, Abitia, Solchi, Antas. Abbiamo appena scoperto Antas, è venuto Rete 4 in Sardegna per questa cosa, che non è il Tempietto. Navui, quella che chiamano Neapolis, Tarros, Cornus, Campo Egorra, Amsicor, Bosa, Cardia, Nurre, Turris, Sinara, Sinara, Olbia, Feronia, Solchi, Nurre, tutte, Nurrense sono una popolazione, non una città, tutte città, città delle proprie, in cui poi si insediarono successivamente altre popolazioni come i Romani. Ma quegli strati che coprono, gli strati, chiamiamoli megalitici del secondo millennio, che ci sono, che sono stati nascosti, ma noi abbiamo le foto degli anni 50, quelli strati sono stati fatti di sardi, dice, ma ci sono monete cartaginesi in Sardegna, quindi i cartaginesi hanno dominato la Sardegna. Cosa ci vuol dire? Sono monete sarde a Cartagine. Era un momento in cui andava di moda quel tipo di costruzione. Non c'erano cose diverse. Vedete che queste sono tombe di Taro, sono semisommerse. Negarlo non mi sembra il caso. Ecco, questa è la scoperta che abbiamo fatto nella zona di Fiume Maggiore qui, a 10 km, e Antas del Tempietto, questo. E ancora 10 km indietro. Abbiamo scoperto la città di Antas, la città sardana di Antas sommersa e in parte coperta da un villaggio turistico qui sopra le dune, da cui affiorano spade, quindi razze cose, cioè gente del posto che ci hanno fatto da guida,
che poi ci hanno portato in questo cocuzzolo, sottoterra c'è una serie di stanze numerose che non sono nuragiche, come ha detto la sovrintendenza, perché il nuragico non hanno niente, hanno lastre, sono quadrate, non sono nuragiche. Sottoterra tutta una serie di stanze comunicanti tra loro. È venuta a Rete 4, Pianeta Mare, ha fatto l'intervista, l'hanno trasmessa tre volte. E sopra, vedete, sopra c'è questo insediamento, la zona sacrale con onfalos, altari, ogni razza e cosa. Stiamo continuando a studiare perché abbiamo trovato migliaia di sfere perfettamente rotonde che adesso dovremmo vedere col CNR, magari col CRS, andare lì. Ecco. E questa è un'altra delle scoperte del GRS. Questo è un globo, è una, non lo so come chiamarlo, è lungo quasi un chilometro, è una cosa naturale. A me sembra piuttosto una diga foranea, vabbè, lo stiamo studiando, vediamo. Abbiamo fatto dei rapporti con Gioia Tauro, il modo di sistemazione per il ricovero delle navi, quello. Vedete, questa è Nora, questo è un archeologo italiano, Sabatino Moscati, che dice che la metà di Nora è sott'acqua. I nostri archeologi dicono, lei è pazzo, non sono sott'acqua. Meno male che la gente ci è andata anche quando ero all'elementare, io ci sono andato dalle elementari, le medie, il ginnasio, eccetera, ci portavano a Nora. Andavamo a vedere Nora sommersa, perché negarlo? Però abbiamo reperti che hanno una logica. 4.000 scarabei che sono chiamati dai nostri eminenti studiosi fenici, scarabei egittizzanti. Cosa vorrà dire? Praticamente gli scarabei erano dei sigilli i regnanti, e portano in geroglifico, molti di questi, il cartiglio dei faraoni. C'è Ramesse II, Ramesse III, Ramesse I, che era della Guardia Sardana, il fondatore della XIX dinastia, capelli rossi, eccetera. C'è addirittura Akhenaton, Amenofis IV. Ma perché i fenici avrebbero dovuto mettere il cartiglio di un sovrano di un altro stato? Che senso ha? 4.000 scarabei che lo Shabba ha, in risposta a una lettera del canonico Spano nell'Ottocento, ha detto sono egizi, non sono fenici. E grazie a Dio lo Shabba era uno che ne sapeva. Ma non solo, questo occhio di Horus, sempre fenicio, che cos'è? Che ha fatto il soldato sa, e quando si faceva il giuramento, lo giuro, veloci veloci così, ci davano le mostrine. Da quel momento eravamo soldati dello Stato italiano, dell'esercito italiano. L'esercito del faraone dava questo ciondolo ai soldati. Cosa voglio dire con questo? Che questi oggetti, poiché gli egizi non viaggiavano fuori dal Nilo, li aveva portati qualcuno che frequentava spesso l'Egitto e che faceva quello che noi facevamo quando facevamo i soldati militari. Io ero, non so, a Codoipo piuttosto che in Liguria, mi portavo, quando tornavo in licenza, le cose che trovavo nei posti in cui facevo i militari. Cosa potevano portare loro? Bes, Sekhmet, credo che sia Sekhmet diviso da felino, che somiglia a Iside e Hathor. Questo è Iside, oro massiccio. Questo è Horus, questo è un Ojed. Che è sparito. Sparito. Sono andato a vederlo, non c'è più. Però io ho le foto. Possono dirmi che non c'è, come quando sparì la stella di Nora. 7 mesi fuori in Francia in un museo privato di arte orientale con la scritta Stella Fenicia, senza che noi ne sapessimo niente, senza che un giornale scrivesse una riga. Poi l'Unione Sarda ci hanno segnalato che la stella di Nora non è più al museo, ma ci hanno assicurato dal museo che rientrerà, magando. Vedete, questo è un fassone, ma non è a Carras o Santa Giusta, è in Egitto. Ma ce n'è altro, questo Sfingi. Al museo di Cagliari ce n'è 3. Sono Sfingi, ma la Sfinge che è? La fede dei Fenici? No. Bes ancora, amuleti egizi, questo è il dio Nilo, mi pare che il Nilo, io l'ho visto, è lì, in Egitto. Lo scarabeo volante. Questo è tutto quel baccano che stiamo facendo a Cagliari, che c'è una via tripla. È la necropoli di Tufici. No. Non mi pare che questo, insomma, questo è l'urego, tipicamente egizio. Questo sarebbe un modellino di nuraghe a Villanova Franca. Non è un capitello, vabbè, discutibile. Questa è quella sfinge che abbiamo... Vedete, qui c'è il pulpito da cui il sacerdote parlava. Sotto abbiamo trovato molti ruderi, molti reperti. È una zona sacrale, molto interessante. La stiamo studiando. Però questa, io vi posso assicurare che questa è una statua egizia,
in una tomba di solchi, chiamata tomba numero 7, è sempre al buio, avevano fatto vedere anche in televisione, avevano sbinuda. Però così scolpivano i dignitari, i faraoni e gli dei, solo gli egiziani, vedete? Alla gamba sinistra, avanzante. Non ho trovato io altri esempi di nessun altro popolo. Non solo, è stata trovata una mummia, chiaramente fenicia, sempre a solchi. Vedete il capitello di prima, c'è anche a sorradile uguale. Cioè questo non ha niente a che vedere con il resto di Nuraghi, se vero. Vabbè. A me, per me somiglia più ai capitelli egizi, anche perché nei templi dei Filistei, dei Peleset, in Palestina, c'erano gli stessi, chiamiamoli capitelli, all'interno dei santuari. Vabbè. E a questo punto... Che creosoto! La mummia l'abbiamo trovata, l'ho trovato anche... Le sfingi, i buoni in Dio. È importante perché già dai tempi della Mesopotamia, i racconti della Genesi, dell'Eden, abbiamo questa immagine, che è praticamente l'emblema del Dio di questa gente, di Enkiea. Enkiea è il Dio dei pozzi sacri, dell'acqua. Se c'era qualcuno della zona Sassari, la Enkiea, in sassarese acqua vuol dire, sarà una combinazione anche quella, non riuscivo. Però papai in sardo e mesopotamico si dice papai, così mere, così tante altre parole, vino. E vediamo che il simbolo di Enkiea è lo stesso dell'Eden raccontatoci dalla Genesi. Ma c'è un altro simbolo, che è quello definitivo, che poi diventerà il drago, il serpente alato, che poi hanno ripreso i greci per Hermes, Mercurio, l'hanno ripreso i farmacisti, eccetera. È il simbolo del figlio di Enkiea, che è identificato sia con Enoch egizio, scusate, Enoch biblico, sia con Tot egizio. E il libro di Enoch, tra parentesi, è stato censurato, gli ebrei e i cristiani non lo accettano. Accettano Enoch come diciamo, patriarca, ma non accettano il libro, e ci sono dei motivi precisi. Comunque, il segno era questo, doppio serpente attorcigliato, e ha un significato. L'abbiamo anche in altre, anche l'elmo con le corna, gira e rigira, richiamerebbe quello, cibele, cavalca e drago, l'abbiamo nelle maschere sarde, l'abbiamo ancora uno di questi popoli del nord, il Galles, l'ha tenuto, ma anche l'Inghilterra ai tempi di Artù, Pendragon, avevano quella... E vedete che man mano si trasforma i gargoyles di Notre Dame, Saccargia. Questo è un piede di un'archeda sarda. Vedete che è molto simile al demone di cui parla anche il Codice da Vinci, o del Re de Chateau, che abbiamo ritrovato anche a Westminster, a Londra, e a Laconi. Insomma, tutta questa serie di... Perché ho citato il drago? Perché nella piramide di Cheope, dove Pinker ha rintracciato l'oggetto, vedete che qui, la Camera del Re, i condotti della Camera del Re indicano due punti ben precisi di cui abbiamo già parlato. La costellazione di Sosistentales, è Tub, che era la stella polare allora, è una costellazione del drago dell'oro. C'è un amico di Mogoro qui, per chi legge il primo libro e soprattutto il secondo, c'è una serie di nuraghi a Mogoro, a Cucurada, rappresentano la stella, che indica la stella polare. C'è l'orsa maggiore, rappresentata da questi nuraghi, che indica la stella polare che finisce nel centro di Mogoro. Quindi loro curavano gli orientamenti in modo incredibile. Vedete, la presenza in Egitto è documentata prima del 1700 e 1950, questo personaggio con tanto di boomerang, lo so, boomerang è difficile dirlo, ma nei bronzetti sardi c'è il boomerang, e i mercenari Shardana in Egitto l'avevano. Questi sono esposti al Museo del Cairo, andate a vederli, dove sono le superettili della tomba di Tutankhamon, e sono arme da lancio, boomerang, non tornavano indietro, ma erano boomerang. Questa è un diadema Ixos trovato in Egitto, che rappresenta esattamente le proprie di una ricerca sarde, che Bruno Vacca ha identificato con animali esotici dell'Africa. E vedete che in tutto l'Egitto e oltre c'è sempre questa ripetizione di questa nave, che ricorda la nostra, ma addirittura in Indonesia, per esempio, vedete, stesso albero, stesso. Questa è la situazione in Egitto, loro stavano qui. Gli ebrei stavano costruendo Pirramesse, la nuova capitale. E loro hanno insediato in questa zona. Questo è il percorso che ha fatto l'esodo, non quello giù nella penisola. E questa è una delle rappresentazioni di questi soldati. Questa è Abu Simbel,
quel tempio venne ricostruito quando hanno fatto la diga di Assuan, e vedete che i più vicini al faraone sono questi soldati, che dopo vedremo meglio, scudo rotondo, elmo con le corna, diversi dagli altri soldati egizi. Eccoli qua, che rappresentano i nostri bronzetti. Gonnellino, il fatto che abbia il gonnellino un po' a punta qui è la moda egizia, ma abbiamo dei bronzetti noi con il gonnellino a punta qui, che sono molti. Di nuovo qui, questo è quello di Medinetabo, quella è la famosa spada, ecco le spade a foglia che sono dei bronzetti sacri, sono al Museo di Cagliari anche queste, ma questa è quella presente a Medinetabo dappertutto. Ancora la rappresentazione, hanno fatto anche un pannello al Museo di Cagliari dicendo: questi sono i soldati Sciardana di Medinetabo, il giorno dopo non già levate, se vede qualche studente o qualcuno del museo che con un barlume di coscienza l'hanno levato subito. Questa è la sempre lì al Museo del Cairo ci sono le due arche trovate nella tomba di Tutankhamon. Vedete quanto ricordano la nostra arche a Nuoro, questa si chiama arca, piccola arca, archetta, là con in antarcetta perché è la pronuncia dolce, ma a Nuoro è proprio archetta, perché questa è la ricostruzione di quella dell'Esodo, la costruì uno della tribù di Dan, questi mercenari che Mosè, il principe Mosè, prese per scorta, e non solo Sciardana ma c'erano anche i Jekker, per scorta lì incluse nella tribù di Dan. Beh, uno di questi della tribù di Dan fu incaricato da Mosè di costruire l'arca, e lì era tintore di porpora e tessitore di bisso. Ma lì è l'unica tessitrice di bisso esistente al mondo, qualcuno lo sa, sì, Santiago. Sa mica maista Bruscia, che non vuole chiamarla Bruscia, ma lei è una maga, io l'ho vista pregare sul mare, invocare, e lui è tutta una persona, lei tesse il bisso, che era il vestiario dei faraoni solo e dei grandi sacerdoti, non si vendeva, si dava. Vedete che l'arca è rappresentata anche al Museo di Cagliari con le ruote, dice ma non aveva le ruote, sì, queste Chartres ha le ruote. E questa è la rappresentazione a Medinetabo. Ho notato una cosa, è curiosa questa cosa qui. Tutte le navi egizie hanno i remi, tutte le navi Sciardana sono senza remi e con una vela triangolare allungata. Questi signori conoscevano la vela moderna qualche migliaio di anni prima, che gli consentiva di fare i viaggi, e vedremo dove. Questa è la bussola di cui parlavo prima, vedete che l'ha ricostruita Mario Pinkerle, lui è un ingegnere. Praticamente funzionava così, questo è un magnete, si trova in natura, il magnete, infissa in questa sfera o cerchio, ruotava e puntava i due poli, sempre. Aveva due correggi di cuoio per stabilizzarlo, per il rovio della nave, ed è questa cosa qui, trovata nel museo, in quella città di Santa Gilla, Cagliari. Questo è un mosaico di Cagliari. Questa rappresentazione, Pinker l'ha trovata in una stele cartaginese, vedete, ci sono sempre queste della Tanit, che ha ricostruito come astrolabio, e questo che lui ha ricostruito come bussola. Questa è una nave cosiddetta Fenicia, ce l'ha qui, e questa è una ricostruzione di un relitto di nave cartaginese. Io ho chiesto come mai c'era sta cosa qui, l'ha ricostruita un'equipe di inglesi, non lo sappiamo. E comunque, se l'hai ricostruita vuol dire che lo sai, probabilmente l'hanno imboscata. Ecco, vedete, questa è ancora la rappresentazione, la Tanita addirittura qui ce l'ha in mano, vedete che è identico a questo. Poi certo l'hanno stilizzato in un... Uno che non sa cos'è questo, cosa può fare? I greci e i romani cosa hanno fatto? Hanno preso questi oggetti e hanno fatto cose decorative. Questa cosa poteva somigliare? A un uccello con la coda alzata, a colombo. Infatti in seguito hanno detto, però è custa. E questa è una nave fenicia. Funzionante. Questo gli permetteva di fare questi tragitti. Uscivano le famose colonne degli Eraclidi, che era un blocco navale, circonnavigavano l'Africa, entravano qui. C'è un fiume navigabile, risalivano lì a cercare lo stagno che è presente. Ma c'erano anche altri viaggi, però questa è una curiosità, questa è una navicella di Manus, questo è un bufalo australiano, vabbè. Questa è un'arma che non sono riusciti a decifrare, è un semplice giavellotto con una penna direzionale. Gli australiani lo usano ancora oggi, come boomerang. Però questa è grossa. Tutti questi animali non esistono nel Mediterraneo e sono nei bronzetti sardi. Come diavolo facevano i sardi a rappresentare in modo così fedele? Guardate questo. Bue con le corna lunghe e un gallo sulla testa. Sì, ma cosa vuol dire? È uno gnu. Quelli che ci sono a milioni nelle savane, no? Che corrono sempre.
è l'antilope d'acqua. Bue con le corna esile? No, è un antilope d'acqua. E bue con le corna così e cos'ha? È un antilope nera, l'antilope di Thompson, è uguale. Sembra fotografato. Questo è un macaco. No, il macaco ha la coda, questa la coda non ce l'ha, è uno scimpanzé, ma non si trova nel Mediterraneo. Questo è uno zirbone, no, è un facocero, gli esibili. Questa è una volpe stante, no, è un varano. Tutti questi animali si trovano qui, in questa zona, che non è la Sardegna, è quella che oggi si chiama Rhodesia, il grande Zimbabwe. Questi andavano lì a prelevare lo stagno, ma era pieno di gente ostile, come era dappertutto allora. Si costruirono queste mura, spesse anche 6 metri, per difendersi mentre scavavano lo stagno in attesa di caricarlo sulle navi, e poi ripartivano. Intorno c'erano solo capanne di paglia. L'hanno scoperto, l'hanno dichiarato torre medievale. Ogni tanto la deriva li portava verso altri lidi. Qui c'è una deriva che conosciamo bene di fronte alle Canarie, e qui ce n'è un'altra che porta nell'America del Sud. Quella deriva delle Canarie faceva questo giochetto. Colombo, che salpò da Palos il 4 agosto del 1492, non andò in America, si fermò alle Canarie un mese aspettando gli Alisei. Prese la rotta sopra, tra il 28esimo e il 25esimo parallelo, sempre diretto, vento in poppa, e andò dritto, portato da questa corrente, qui. Una rotta che lui conosceva già, perché abbiamo le mappe, che non dovrebbero esistere, ma abbiamo anche i reperti. Questa è la Tanit. Cosa ci fa in America la Tanit? O questa nave? Questa è la mappa, scusate. Non per tornare indietro, che facciamo? Problema. La mappa di Pilio Reis, un'altra mappa che non dovrebbe esistere perché del 1513, rappresenta l'America perfettamente, con tanto di fiumi, e fiume dell'Amazzonia, scoperto dopo, e l'Antartide scoperto nel 1819. No, è una mappa falsa. Noi abbiamo due documenti nell'ultimo libro, uno della Marina da Guerra americana, l'altro della Aeronautica Militare americana, che dichiarano che questa mappa è autentica. Ecco cosa gli consentiva di fare queste costruzioni. Per quello ho detto, i Chardin hanno tentato di ricostruire i nuraghi come fortezze, imitando i veri nuraghi. Questi sono in Scozia, guardate che belli che sono. Minorca, sono più belli dei nostri. A Oman, giù, sotto l'Arabia, alti anche a 7 metri. Isola di Pasqua. E questa in Sardegna non è che sia molto più bello. In Egitto, addirittura Machu Picchu, ma è la metà questa. In Puglia, a Creta, cioè questi hanno costruito anche i pozzi sacri, vedete, questo è in Titta, questo è in Bulgaria, vicino a Sardica, l'attuale Sofia, si chiamava Sardica, chissà perché, a Creta, sono pozzi sacri. Dice, ma no, ma questo dice un ilometro per misurare l'acqua. Sì, ma cosa facevano? I sacerdoti ogni anno misuravano la piena del Nilo, facevano è un pozzo sacro. C'è anche Sardegna nel pozzo plurale. Sì, ma in Sardegna, grazie a Dio, abbiamo tanti, ma è strano trovarli. E questi asserri, trovarli uguali in tutti questi posti lontani tra loro. Perché? Quando è una costruzione tipicamente sarda, un po' come l'Urano. Vedete, lì in Brasile è stata trovata questa, molto contestata, anche questa, ha la stessa scrittura della Stella di Nora. E racconta di un viaggio nell'anno 1000 di questa gente. Sì, vabbè, certo, esageriamo, no? Notate che c'è anche Santa Bella Sarda, giustamente. Vabbè. Non esageriamo. Questo è lo studio che sta facendo questo archeologo di Brescia, Manuela Nati, e 20 anni nel Sinai, all'Arcacum, ha trovato tutta questa un po' di roba, compresa la nostra navicella, l'albero, l'albero svaricato, e una serie di scritture che Bruno Vacca ha scoperto in Sardegna uguali, le abbiamo decifrate, la T, la... insomma, ci sono la S. Queste sono a Santa Cristina, sulla Amacomera, sulla Giara tra Sezio e Tuili. Ci sono anche in Francia, a Glose, Gigi Sanna le sta studiando, anche lui. Questa l'hanno scoperto, gli americani scoprono sempre tutto, in Israele, uguali. Ma la cosa più bella è che nel territorio di quella tribù di mercenari Chardin, a Tel Dan, hanno trovato questa. Stella in basalto che parla... data prima per Fenicia, chiaramente, ma risulta essere più antica, naturalmente,
ed è identica, precisa a questa stella, che a questo punto vi posso dire non è fenice. Sapete perché? Ci sono due lettere, una ripetuta due volte, che nell'alfabeto fenicio non figurano. Figurano prima. Sir Leonard Woolley, lo scopritore di Ur, il più grande archeologo di tutti i tempi, soleva dire che i popoli del mare regalarono ai loro compagni cananei il segreto della porpora, della scrittura e della navigazione. Quindi i cosiddetti fenici che videro i greci nell'Ottocento, altri non sono che loro, che hanno invaso il libero, raso al suolo le città, ricostruito Tiro nel 1002, Sirone anche, e portato la scrittura che già loro possedevano, sia come precananeo che come sinaitico. Perché da queste parti questo signore, che è un archeologo israeliano che è venuto a Cagliari e mi ha confermato per filo e per segno tutto quanto, ha scoperto una città che lui chiama Sardana, e che Giovanni Ugas, l'archeologo